si può dire una vittoria del Monza con il minimo sforzo? Dopo un primo tempo dove la Ternana ha messo in difficoltà pur senza creare chissà quali occasioni. Gol a freddo nella ripresa, da lì mi è apparsa una gestione alquanto semplice per la vostra squadra. No, di semplice non c'è mai niente. Magari è stata una partita giocata con la voglia e la volontà di controllarla, la voglia e la volontà di non dare magari modo alla Ternana di prendere fiducia. Sapevamo che di trovare una squadra un po' in difficoltà anche dal punto di vista proprio caratteriale in un momento difficile, quindi quando gli chiudi tutte le giocate a volte poi dopo diventa complicato. E quindi il primo tempo l'abbiamo gestito in maniera diversa rispetto a come siamo abituati a fare, perché a me piace avere delle squadre che vanno ad aggredire alte, delle squadre più propositive, ma oggi è stata giocata una partita in maniera diversa proprio perché volevamo controllarla. E quindi il primo tempo abbiamo controllato senza subire nessun tipo di rischio, anche se potevamo essere un pochettino più bravi quando riconquistavamo palla. E nel secondo tempo abbiamo colpito e poi dopo, nel momento in cui abbiamo fatto gol, la partita si è messa un po' sul canale che volevamo noi e non abbiamo avuto problemi, anzi abbiamo avuto anche la possibilità di fare il 2-0. Il volo del Monza continua perché una serie positiva, ricordiamo la sconfitta con la Triestina. Sì, stiamo facendo bene. Stiamo facendo bene in mezzo a tante difficoltà, perché mi faceva ridere, no, prima della partita, che leggevo qualche articolo vostro, penso, no, così arriva il Monza dei grandi nomi, il Monza dei grandi giocatori, perché la Ternana mi fa sorridere, no, che adesso in ogni posto dove andiamo sembra che arrivi un qualcosa di grande. In realtà io invece devo fare i complimenti ai miei ragazzi, perché non sono grandi nomi ma sono grandi ragazzi che stanno lavorando con umiltà bene, perché nel calcio di facile non c'è niente. Abbiamo cambiato tantissimi giocatori, abbiamo iniziato la nostra stagione il 19 di gennaio, per noi adesso è come per una squadra normale essere alla seconda giornata di campionato, e in realtà ne abbiamo già giocate 12, mi sembra, di partite. Stiamo giocando una volta ogni 3 giorni, abbiamo avuto una sola settimana tipo per lavorare dal punto di vista anche tattico, e quindi ci stiamo sforzando di ottimizzare i tempi, di ottimizzare gli allenamenti, di ottimizzare qualsiasi spazio che abbiamo per formare una squadra. E adesso stiamo tenendo un ottimo passo. Abbiamo fatto una vittoria importantissima oggi, ancora più importante rispetto a quella di settimana scorsa, proprio perché vincere in trasferta, si incominciava a dire, il Monza in trasferta fa fatica, così il Monza fa fatica sempre, perché in questo campionato fai fatica. Non ci sono squadre che vincono le partite con estrema semplicità, ma si lotta e si battaglia tutte le partite, quindi sono contento perché i ragazzi umilmente stanno giocando questo campionato. Mister, se l'aspettava una Ternana così messa male? Ma io non, devo essere sincero, non l'ho vista così male, nel senso che comunque se devo essere sincero pensavo di trovarla forse anche peggio. In realtà secondo me il mister sta facendo un ottimo lavoro, perché ho visto comunque una squadra che non sempre il pallone gli scottava tra i piedi, che aveva comunque una voglia anche di venirci ad aggredire alti, quindi secondo me Gallo sta facendo un lavoro importante che verrà fuori, perché è da poco tempo che sta lavorando con questi ragazzi, ma a volte lavorare più sulla testa, sulla consapevolezza è molto più importante che lavorare dal punto di vista tattico, perché dal punto di vista, come ho già detto, della rosa, questa rosa qua, insomma, io penso che sia una delle migliori del girone. Se dovesse trovarsi a scegliere a un certo punto tra Coppa Italia e campionato? No, ma figurati, ho vissuto per anni e anni e anni, ho avuto la fortuna di vivere per anni e anni e anni in squadre che hanno giocato campionato, Champions League, Europa League, Coppa Italia, e quindi a prescindere che sia campionato o Coppa Italia, per me ogni partita
ha lo stesso identico valore, e quindi la voglia e la volontà è quella di affrontare tutto sempre con la stessa mentalità, con la stessa voglia, senza dare priorità a niente. La priorità è tutto. Senta, visto il passo del Monza adesso, come saranno anche le aspettative? Però magari diciamo Pordenone potrebbe essere... No, ma le aspettative si sono alzate nel momento in cui il presidente Berlusconi ha preso il Monza con il dottor Gagliani. Abbiamo vissuto un finale di campionato nel girone d'andata dove tutti si aspettavano che il Monza potesse vincere tutte le partite. In realtà l'era Berlusconi e Gagliani era già iniziata, ma fondamentalmente non la squadra. La squadra del presidente Berlusconi e il dottor Gagliani ha iniziato a giocare a Monza dal 19 di gennaio e praticamente da lì in poi si è visto quella che è la loro voglia, la loro volontà, che è quella di avere una squadra forte. Poi, come ho già detto, non basta avere dei nomi, non basta essere sulla carta forte, perché poi dopo possono succedere delle cose come sta succedendo adesso alla Ternana, e quindi diventa difficile. Quindi di facile non esiste niente, noi speriamo di non mollare di un centimetro quello che stiamo facendo adesso. Grazie a voi.